Auto nel fosso all'alba, muore un 42enne a Monteprandone, era padre di tre figli, dinamica al vaglio per l'altro incidente mortale, quello di Osimo di ieri, domani funerali di Maria Amura, aveva 46 anni. Comune cittadini sul piede di guerra, Falconara contro il muro fono assorbente di RFI, l'incontro in comune, così non vediamo più il mare, centinaia a rischio esproprio. Post sisma, nominato il sottosegretario Vito Crimi, una figura di riferimento per la gestione dei terremoti italiani. Focus sul post sisma, come ogni mercoledì a Sibilla, le voci della ricostruzione alle 21.20. In Polonia, grande vittoria della formazione di Medei contro i campioni del mondo in carica. Domani, l'ultima del girone per stabilire gli incroci in semifinale. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Siamo anche in onda in streaming sul nostro portale e anche sulla nostra pagina Facebook. In primo piano parliamo di incidenti stradali. All'alba ha perso la vita un uomo, Antonio Zeffiro, 42 anni, residente a Monteprandone, padre di tre figli. L'uomo è finito con l'auto in un canale di scolo lungo la strada bonifica del Tronto. È stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco e soccorso dal personale sanitario del 118 di Ascoli, giunto sul posto con un'ambulanza. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Mazzoni. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E nuovi accertamenti ci sono stati invece in giornata a Case Nuove di Osimo, al quale fanno riferimento queste immagini, dove ieri pomeriggio ha perso la vita Maria Amura, guardia giurata di 46 anni e mamma di una bimba piccola. Dalle prime risultanze sembra che il conducente del furgone che ha travolto l'autovettura dove viaggiava la donna abbia perso il controllo del mezzo andando a invadere la corsia opposta dove appunto sopraggiungeva l'auto della vittima. Domani i funerali. Incidente ancora nel pomeriggio invece sulla statale 76 direzione Fabriano nei pressi dello svincolo per Moie. I vigili del fuoco hanno soccorso l'infortunato che dopo le prime cure sul posto è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Iesi. Il traffico ha subito un leggero rallentamento. Senza gravi conseguenze, se non per la vettura, invece, non ci sono state infatti persone coinvolte ad Ostra. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Vaccarile per recuperare una vettura finita in un canale profondo 8 metri. Utilizzando l'autogru intervenuta dalla sede centrale di Ancona e il personale del soccorso fluviale, i vigili del fuoco hanno ancorato e recuperato l'automezzo. Ed ora cambiamo registro, parliamo di una struttura che è stata inaugurata ad Ancona, la prima casa di accoglienza delle Marche per persone con disabilità in linea con la legge del Dopo di Noi. Sentiamo Alessandra Napolitano. Un progetto per assicurare una vita autonoma e indipendente alle persone con disabilità. È stata inaugurata ad Ancona, in via Trieste, la casa di accoglienza Nuovi Orizzonti. L'appartamento di proprietà comunale è situato vicino al Viale della Vittoria, può accogliere fino a 5 persone e propone un modo di abitare in comunità che coniuga gli spazi privati con aree e servizi ad uso comune che riproducono le condizioni abitative e le relazioni della casa familiare. Questa è la prima struttura che si apre qui nelle Marche per quanto riguarda il Dopo di Noi, quindi risorse messe a disposizione dalla legge sul Dopo di Noi, sulla quale abbiamo lavorato in coprogettazione con le associazioni e le famiglie, riguarda persone con disabilità grave, in famiglie in cui o i genitori sono molto anziani e non sono più in grado di garantire insomma tutto quello di cui hanno bisogno per la gestione per una vita indipendente, oppure sono privi di supporto familiare. La gestione quotidiana delle attività è stata affidata in convenzione all'associazione La Carovana Onlus, che dal 2015, tramite la Fondazione Carovana, gestisce il progetto Vado a vivere da solo. Questa nuova casa, con questo incarico del Comune, questo affidamento diretto che ci ha fatto il Comune, diciamo ci apprestiamo a iniziare con altri soggetti disabili un'esperienza di vita autonoma, quindi diciamo staccata dalle famiglie, graduale, con la possibilità, ecco,
di vivere insieme anche in gruppo. Dovremo puntare a garantire, diciamo, la presenza degli educatori, soprattutto nel periodo pomeridiano e durante la notte, perché comunque sono persone che hanno una loro attività lavorativa. Sei contento di venire a stare qui? Sì. Già sono in una casa di famiglia, quindi so già cosa significa stare in una casa di famiglia. Due uomini, un italiano e un albanese arrestati e il sequestro di oltre 18 kg di marijuana e 7 grammi di cocaina frazionate in 14 dosi sono il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Osimo nell'ambito di una serie di controlli antidroga. I militari hanno fermato l'italiano a Marcelli di Numana dopo averlo visto discutere con l'altro durante la consegna di un pacco nero di medie dimensioni. Si trattava di una confezione termosaldata, hanno scoperto durante un'ispezione che conteneva più di un chilo di marijuana. Poi sono stati scoperti anche le altre confezioni contenenti lo stupefacenti. Controlli dei carabinieri ancora in questo caso a Senigallia, sono stati recuperati a scuola, nascosti nei bagni, 6 piccoli involucri di cellophane o carta stagnola contenenti hashish e marijuana. Nei guai è finito uno studente 18enne residente a Trecastelli che non è sfuggito ai controlli antidroga, dunque dei militari, proprio in alcuni plessi scolastici del Senigalliese. Il ragazzo è stato trovato con pochi grammi di fumo. Un nuovo presidio per la Polizia Municipale di Ancona. Sentiamo Andrea Fiano. Abbiamo previsto appunto la presenza di un vigile di quartiere, abbiamo già delle presenze appiedate con i nuovi ragazzi che abbiamo assunto a tempo determinato. Volevamo prevedere un punto stabile per far vedere effettivamente che anche qui ci siamo. Un presidio fisso di polizia municipale in piazza Ogobassi. È previsto per l'inizio del nuovo anno l'insediamento all'interno di uno spazio in uso alla Conerobus nel capolinea del quartiere Piano. Presenze e orari ancora da definire, ma l'obiettivo è quello di presenziare la zona, raccogliere segnalazioni, veicolare un maggiore senso di sicurezza verso i cittadini. Oltre al vigile di quartiere, l'ipotesi era quella di realizzare un presidio, un punto di presenza fisica, diciamo così, della Polizia Municipale, quindi anche con una sede fisica, con l'insegna, con eccetera. Questo ovviamente non perché di per sé questo sia risolutivo, però è un altro dei tasselli delle presenze, diciamo così, che possono dare un segnale importante. Nel punto di presidio con il sindaco stavamo pensando se tenere un agente oppure un amministrativo all'interno, in modo da non utilizzare persone che potrebbero svolgere anche un altro ruolo ben preciso che all'esterno. Mentre il sindacato della FPCGL denuncia di nuovo la carenza dell'organico della Polizia Municipale di Ancona, il progressivo invecchiamento e la contrarietà al taser, anche se la sperimentazione presto o tardi potrebbe riguardare anche il capoluogo, il comandante Rovaldi punta sull'adeguato addestramento e detta i tempi burocratici per 15 nuove assunzioni a tempo indeterminato per il processo di mobilità che ha inserito altri 4 agenti e il prolungamento di altri contratti a tempo determinato. A tempo indeterminato assumeremo 15 persone. Poi abbiamo i tempi determinati che ancora lavorano con noi perché abbiamo prorogato questo termine che scadeva a settembre e vorremmo sostituirli con quelli a tempo indeterminato. A Macerata oggi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura dopo i disordini e gli insulti agli avvocati di Osegale davanti al Tribunale in occasione dell'udienza per il nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana Pamela Mastropietro. Quanto è accaduto è anche oggetto di monitoraggio da parte della Digos. Comune e cittadini sul piede di guerra invece a Falconara contro il muro fono assorbente di RFI. L'incontro in comune c'è stato ed è stato partecipato in questa giornata. Così non vediamo più il mare, dicono alcuni centinaia a rischio esproprio. Facciamo il punto con Alessandra Napolitano.
Un muro fonoassorbente alto 10 metri minaccia di togliere per sempre la vista sul mare, con rischio di centinaia di espropri per le case situate tra la Flaminia e la ferrovia. Una soluzione antirumore prospettata da RFI che potrebbe avere un impatto devastante sul paesaggio costiero di Falconara. Preoccupati e contrariati i residenti. Il classico fulmine a ciel sereno. Noi assolutamente non la vogliamo. Non vogliamo essere messi in prigione da innocenti. Un muro 10 metri davanti a casa mia, più alto della casa. Ma scherziamo, no? Ma non esiste. È preoccupato? Molto, tanto, vorrei ben vedere. Io vedo il mare, ci sono nato. Ci metteranno come una riserva indiana davanti alla strada, che quella sì che inquina, che abbiamo tutte le case ormai col cappotto, con le finestre antirumore, con i vetri tripli, perciò il rumore del treno, poi chi ha scelto di andare lì? Il treno è un option, noi siamo andati lì ad abitare per il mare. Il comune di Falconara è contrario al progetto risalente ormai a diversi anni fa, tanto che nel 2010 si era posto come capofila dei comuni costieri per opporsi all'innalzamento del muro. Inoltre, se RFI investisse oggi 20 milioni di euro per realizzare il muro nel tratto falconarese, l'opera di arretramento dei binari dalla costa, sostenuta dall'amministrazione Signorini, sarebbe vanificata. Il sindaco ha incontrato una cinquantina di cittadini interessati dagli espropri di RFI. Questo progetto prevede l'innalzamento non di barriere antirumore, ma di un vero e proprio muro che lederebbe in maniera irreversibile quello che è lo sguardo di Falconara della nostra città verso il mare. Esprimiamo un assoluto diniego. Che cosa farete adesso? Chiedere l'appoggio della sovrintendenza, della regione e non ultimo del ministero per modificare questo progetto di RFI e trovare soluzioni antirumore che non siano così impattanti. Il comitato contro le barriere è già stato istituito, così come è già partita una petizione. Comune e privati invieranno osservazioni a RFI. Ed ora andiamo nelle zone colpite dal sisma del 2016, delega al sottosegretario Vito Crimi per tutte le aree sismiche italiane. Ci sarà un unico punto di riferimento per le aree colpite, ha detto il vice premier Luigi Di Maio. Intanto, ancora sul post sisma, la Regione Marche ha trasferito ai comuni 17 milioni di euro che permetteranno di pagare il CAS, il contributo di autonoma sistemazione, fino a tutto il mese di ottobre. Questo risultato è stato ottenuto grazie al notevole miglioramento dell'attività di rendicontazione europea necessaria alla protezione civile nazionale per non perdere i contributi ricevuti dall'Europa, è quanto fa sapere la Regione Marche. Parliamo ancora di post sisma stasera a Sivilla, le voci della ricostruzione alle 21:20 su ETV, con un focus in particolare sulle macerie. Ospite in studio Giuseppe Giampaoli, direttore generale di Cosmari, il consorzio che ora anche l'appalto per la partita Ascolana e quindi anche di Arquata del Tronto. Puntiamo ad iniziare prima di Natale anche nell'Ascolano, questo è quanto dice appunto il direttore. L'appuntamento è per questa sera ed ora andiamo verso il Natale. A Varano di Ancona arrivano sabato e domenica prossimi i mercatini, la mostra dei presepi e il Babbo Natale della Croce Gialla. Sentiamo. Il Babbo Natale della Croce Gialla arriva in centro a Varano sabato 1 e domenica 2 dicembre. Nella frazione torna il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale. 40 stand, animazione, giochi e laboratori per bambini, concerto della Corale Cruciani, dolci e degustazioni, pranzi e cene con piatti tipici della tradizione anconetana preparati dalle cuoche di Varano e soprattutto la mostra dei presepi allestiti dai residenti per le strade della frazione. I presepi si trovano in giro da proprio all'inizio della frazione, nelle prime case in campagna, tutto all'esterno, anche perché vogliamo superare il numero di anno scorso che erano già tanti per una frazione come la nostra. Dovrebbe essere Varano Paese dei Presepi, abbinato agli Aletti. La manifestazione ha scopo benefico e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Scuola Nova per recuperare le ex scuole elementare e media di Varano. Tra i protagonisti dell'iniziativa quest'anno anche la Croce Gialla. Saremo su con un Babbo Natale, e un locale allestito per ospitare il Babbo Natale, dove tutti i bambini che andranno con i genitori a visitare i mercatini potranno consegnare una letterina. Queste letterine poi verranno valutate e le più belle, secondo noi, verranno pubblicate nella nostra pagina Facebook. Ci sarà presente anche un trucca bimbi.
La Croce Gialla fornirà anche assistenza sanitaria e le donazioni serviranno per l'acquisto di un nuovo defibrillatore. Per raggiungere i mercatini sono disponibili bus navetta gratuiti con partenza dallo stadio del Conero a partire dalle 10 di mattina. E noi per il momento ci fermiamo qui, ora la linea passa al meteo, la rubrica Marche Flash e la parte sportiva del nostro notiziario. Restate con noi.